concessionaria Auto Abruzzo BMW presenta in esclusiva il modello X1. Si tratta di un SUV che la casa tedesca definisce semplicemente un concentrato di tecnologia e sobrietà. Pochissimi clienti avranno la possibilità in questa occasione di testare questo gioiellino che sicuramente darà filo da torcere alla concorrenza. Anche questa volta BMW ha dimostrato di poter balordire, anche se il momento non è dei più favorevoli a livello internazionale. Noi con questa auto ci presentiamo in un segmento totalmente nuovo e, come abbiamo già fatto in altri tempi con modelli tipo X5, X6, con la X1 vogliamo, diciamo, essere leader in un segmento che forse sarà nuovo per tanti marchi automobilistici, ma noi come al solito saremo i primi. È una macchina che si può essere vista sotto tanti profili e andrà bene, sono convinto, per tanti clienti. La nuova X1 che presentiamo oggi in anteprima per i nostri gentili clienti anticipa quelle che sono le nuove linee della BMW in futuro, per cui l'anteriore con il terzo occhio, le linee molto protese all'indietro con il cofano molto lungo, ovviamente riprende per tutte le X il discorso dei passaruota, quindi parafanghi leggermente squadrati ed allargati, ma il concetto fondamentale che introduce la X1 per prima nella linea delle X di casa BMW è il concetto di SUV anche a due ruote motrici, concetto che è stato introdotto per prima dalla Nissan. E BMW lo mette su questo modello, viste anche le dimensioni, la vettura si presta benissimo ad un discorso di sport utility vehicle, cioè un veicolo comunque le cui dimensioni sono molto contenute. Non a caso la vettura è più bassa delle sue concorrenti, ma offre un abitacolo decisamente più grande, soprattutto il bagagliaio, che è il più grande della sua categoria. Le luci posteriori della vettura riprendono il disegno ad L, che è un altro degli stilemi delle nuove tendenze BMW. La macchina ha delle novità in assoluto, come anche il Dynamic Performance Control, che è di serie sulla versione attiva, che è una novità appunto, che offre una maggior tenuta e stabilità su una vettura come l'attiva con l'assetto, quindi magari un po' più rigida. E per quanto riguarda le motorizzazioni, alla presentazione le motorizzazioni diesel saranno due, la 177 cavalli della 20D e la 204 cavalli della 23D. Nelle versioni S-Drive, quindi nella sola versione due ruote motrici, sia la versione 18i sia la 18D e la 20D possono beneficiare dei contributi per la rottamazione. Cosa pensa di questa vettura? Ma a vederla è bella, fa una bella impressione, perché comunque rimane nello stile BMW, quindi molto sportiva, con degli spazi forse un pochettino più ampi. Signora, in questo autosalone ci sono tantissimi uomini, lei una delle poche donne. Perché? Perché ero interessata a vedere questa nuova macchina della BMW, l'aspettavamo perché è una macchina cittadina ma anche sportiva, è molto bella. Che cosa l'ha colpita di più di questa vettura? Spazi interni, allestimento, prezzo, linea in generale, molto innovativa direi.